Ma non perché lo facciamo apposta, perché a volte sottovalutiamo il problema. Ma non solo questo. Le tende ovviamente non sono un appartamento. Quindi quando la smonterò perché ho finito le vacanze, gli darò una bella pulita. Se è bagnata o umida, quando torno a casa la monterò in giardino e in cortile per farla asciugare bene, per evitare che l'anno prossimo non abbia la muffa oppure abbia, si sia ormai irrimediabilmente rovinata. Quindi subentra, ma poi comunque la maggior parte delle persone che campeggiano poi sono anche, hanno la passione, quindi piace anche la cura, tenere bene, fare, eccetera, eccetera. È un falso problema, però comunque all'inizio potrebbe verificarsi questa sottovalutazione. Volevo aprire una piccola parentesi, che però comunque è importante soprattutto in questo periodo che giustamente i media ci ricordano che il pianeta, insomma, è matto. Chi fa campeggio è portato per forza comunque ad essere ecosostenibile. Cosa voglio dire? Le fonti di energia, che siano acqua, corrente elettrica o gas, per chi fa campeggio sono limitate. La corrente elettrica la prendo in campeggio, ma mi danno poca corrente, non mi danno 3,5 kW come a casa. Se sono in un'area di sosta che non mi dà la corrente, avrò un pannello solare che mi aiuta a caricare la batteria. I gas sono vincolato a quante bombole ho. Quindi se è inverno e ho acceso la stufa, magari la terrò sui 17 gradi, metterò un maglione in più, però più tengo bassa la stufa, più la bombola dura. L'acqua. Generalmente chi va in tenda usa le ghirve. Le taniche flosce che si appendono agli alberi, no? Quante volte le abbiamo viste? Quella, quando è vuota, bisogna magari fare 50 metri e andare a prendere l'acqua, come facevano i nostri nonni che andavano in piazza a prendere l'acqua, eccetera, eccetera. Chi ha una caravan mediamente ha una quarantina di litri a disposizione di acqua, e chi ha un camper potrebbe avere mediamente 100 litri. C'è chi ne ha 200. Chi 300, l'uno sarebbe uno su 1 milione, però comunque 300 litri finiscono, e quando ho 300 litri di acqua sotto sporca devo andare a scaricarla, e quindi più volte devo andare a scaricare più tempo perdo, eccetera, eccetera. E quindi cosa vuol dire? Dobbiamo utilizzare tutto il minimo indispensabile. Qui subentra il ruolo anche del campeggio con i figli, ma anche per noi ovviamente, insegnare ai figli che se sei sulla roulotte non terrai accese quattro luci, perché la batteria è la batteria, se no si scarica, siamo a piedi. Se ti lavi i denti userai il bicchiere, ti lavi i denti, bevi, ecco lì l'acqua per lavarsi i denti. Per tirare l'acqua, quando tiriamo l'acqua a casa usiamo 10 litri di acqua, qui si usa mediamente circa mezzo litro per tirare l'acqua, perché c'è anche un problema di noi uomini, qualcuno saprà di cosa sto parlando, che quando è pieno il serbatoio delle acque nere bisogna andare a scaricarlo, quindi meno si riempie meglio è, ovviamente. Quando siamo in campeggio siamo portati anche a utilizzare meno rifiuti, quindi utilizzare cibi, magari c'è il fruttivendolo, come dicevo prima, siamo un po' portati indietro, non c'è il centro commerciale o abbiamo un frigorifero piccolo, dobbiamo andare a fare la spesa tutti i giorni, quindi dobbiamo cercare di non accumulare montagne di immondizia, che comunque nei campeggi
une le aree di sosta, eccetera, eccetera. Questa immondizia da tanti anni, soprattutto all'estero, ma questo vabbè, però anche in Italia c'è una raccolta differenziata. Alcuni campeggi addirittura quando arrivi ti danno i sacchettini colorati con la pattumierina fatta di filo di ferro dove tu metterai le bottiglie, il vetro, la plastica, eccetera, eccetera. In alcuni mi è capitato di trovare addirittura il vetro verde, il vetro marrone, il vetro bianco, è una cosa infinita. Però sono tutti paletti che magari mettono per costringere noi a utilizzare meno cose. Alla fine vedete che poi andare in campeggio basta poco, volenti o nolenti. E anche qui l'utilizzo di detersivi, l'utilizzo di prodotti per pulire, prodotti chimici, eccetera, eccetera, è ridotto all'osso. Anche qua andiamo a inquinare sempre meno. L'unica cosa che si può dire inquinante nei campeggi, chi ha la tenda o chi ha la caravan o chi ha il camper utilizza un water chimico. Lo utilizzano anche i tendisti perché esistono portatili. Se io voglio il mio comfort, esistono dei water chimici che possono essere più piccoli di un puff fino a modelli super lusso, ormai c'è di tutto in commercio. Questi water chimici utilizzano dei prodotti chimici, appunto antibatterici, disgreganti, eccetera, eccetera, che quando poi vado a scaricarli negli ambienti appositi dei campeggi bici chimico, ovviamente vado comunque a scaricare anche questi tensioattivi. Una volta era pura formaldeide, un veleno che poi per legge è stato tolto, utilizzano altri tensioattivi che però comunque possono essere, ecco, l'unica cosa inquinante vera che un campeggiatore rilascia nell'ambiente. Ma anche qui c'è stata la soluzione, anche perché sempre da parte delle strutture c'è l'impedimento di poter usare questi prodotti. Quindi sono sorti dei prodotti biologici che fanno lo stesso servizio ma non inquinano. Ci è capitato di prenotare dei campeggi quest'anno in Olanda e in Belgio, dove quando ti mandano la mail di conferma c'è scritto in rosso non si possono utilizzare tensioattivi. Vi ricordiamo che nel nostro campeggio eccetera eccetera. Anche qui è un piccolo passo. Ovviamente è simpatico ricordare, ma senza critica per carità, che uno quando va a fare le vacanze in albergo, torna dalla sua stanza all'albergo e si mette sotto la doccia, sta sotto 20 minuti utilizzando 300 litri di acqua, mentre noi possiamo fare la doccia sulla caravan o sul camper oppure con la tenda, abbiamo le doccette appese all'albero col docino e ne usiamo forse 15 litri, forse. Però sei tutto, ti bagni leggermente, ti insaponi leggermente, ti batti, lavi, ecco che hai fatto il gioco, la stessa cosa. Questo sempre anche nell'ottica dei nostri figli, che imparano delle cose che possono essere utili molto nel futuro. Parlando di figli, il campeggio è un'opportunità anche per le famiglie con figli. Contrariamente a strutture alberghiere, appartamenti con regole condominiali, eccetera, eccetera, il campeggio per i ragazzi, per i bambini o per i ragazzi, è l'ideale. Da bambini piccoli esistono i parchi giochi, esistono quelli organizzati con il mini club, eccetera, eccetera. I bambini sono in un ambiente protetto, chiuso. Quindi non abbiamo rischi, possiamo tranquillamente lasciarli, fare amicizia, fanno le compricole, si divertono, eccetera. I ragazzi un po' più grandi ascoltano la musica, vanno a ballare, però in tutta sicurezza. Sono comunque chiusi in un ambiente sicuro. I genitori possono concedere fiducia ai figli in un ambiente sicuro, che può essere comunque molte volte negli alberghi, dalle
14 alle 17 non si può correre, non si può giocare, non si può fare questo, non si può fare quello. La cena è dalle 11 e mezzo alle 12 e mezzo, il pranzo è dalle 11 e mezzo alle 12 e mezzo, la cena è dalle 19 alle 20, le colazioni sono dalle 6 alle 7 e mezzo. Noi siamo in campeggio, abbiamo fame, sono le 5, mangiamo, mangiamo. Non dobbiamo entrare in una sala da pranzo, quindi siamo in ciabatte, e anche sotto questo punto di vista è la libertà. Queste attività di campeggio sottolineo che magari in alcune aree di sosta sono possibili, in altre no. Nel senso, in alcune possiamo stare sul camper, aprire le finestre, eccetera, eccetera, però non possiamo campeggiare. Non in tutte, solo in alcune. Dopo lì, chi sarà interessato andrà a vedere, qui si può, là non si può, eccetera. Ognuno ha la sua regola, però non sono mai le regole ferree, ecco, di quello che può essere una vacanza con i figli in una struttura. Chi affitta un appartamento al mare in un condominio ovviamente deve stare alle regole condominiali, anche lì. Per avere notizie su queste cose, oltre, vabbè, ai social e a internet, dal quale comunque chiedo sempre di stare un attimo attenti a quello che si dice, perché si dice tutto e il contrario di tutto, ci sono delle riviste specializzate per il campeggio in generale. Qui in biblioteca sono abbonati a Plein Air. È la rivista di settore più famosa d'Italia, che si stampa da più anni. Quanti anni, Tony? Mediamente. Sarà una cinquantina, 50 penso. anni. È divisa in due, una rivista. Tratta gli itinerari da seguire, i consigli, le sagre, gli eventi, le date, eccetera, eccetera. L'altra, sempre vendute insieme, tratta invece della tecnica, i modelli nuovi, la tenda nuova, l'accessorio nuovo, le prove, abbiamo provato questo, abbiamo provato quello, eccetera, eccetera. Esistono anche altre pubblicazioni che sostanzialmente fanno la stessa cosa. Questa è la più storica e comunque è scritta da persone che sanno cosa stanno scrivendo. La potete acquistare all'edicola, fare l'abbonamento oppure prendere qui direttamente in biblioteca anche solo per dare un'occhiata. Ovviamente la parte, la rivista tecnica in fondo ha i listini prezzi delle caravan, dei camper, eccetera, eccetera. Ce ne sono un'infinità di modelli. A proposito di questo, l'evento più famoso in Italia per quanto riguarda il campeggio in generale è la Fiera di Parma, che si svolge tutti gli anni a settembre, dove tutti i costruttori più famosi d'Europa portano le loro novità, eccetera, eccetera, non solo di mezzi ma anche di accessori. Quindi il fornellino nuovo, la lampada nuova, la seggiolina nuova o la caravan nuova, il restyling dell'ultima tenda, eccetera, eccetera, la maggiolina sarebbe la tenda da tetto. È una bella occasione anche con i ragazzi per catapultarsi nel mondo del campeggio. Si può salire su tutti i mezzi, guardarli, toccarli, vedere com'è, com'è fatto dentro, ovviamente poi i prezzi, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato dei prezzi. Chi si avvicina al campeggio magari non ha voglia di spendere 15.000 euro per una caravan e 50.000 per un camper, giustamente, magari non gli piace neanche.
esiste il mondo dell'usato. Anche per le tende vale lo stesso discorso, perché ci sono tende da 200 euro e tende da 1500. Uno dice no, non so come andrà, non mi va di prendere la tenda da 1500. Per farmi una settimana a Rimini posso prendere anche quella più economica. Se poi mi piacerà, le tende non hanno l'usato, non hanno il mercato dell'usato, quello è l'unica cosa. Però esistono tende più economiche, più... Ovviamente non prenderò una tenda economica per provarla e andare a 4000 metri a meno 20, da lì servirà una cosa tecnica. Quindi il mercato dell'usato è interessante, negli ultimi anni ha avuto un aumento quasi spaventoso, si parlava qualche anno fa del 500% in più, una cosa... Quindi per chi acquista può essere anche interessante, perché comunque può, essendoci tanta offerta, può trovare anche delle offerte lui vantaggiose piuttosto che un'offerta bassa, e quindi il prezzo lo fa chi vende, sia per le caravan che per i camper. Detto questo, quando si acquista un usato, che comunque sono delle cifre importanti, il mio consiglio, se qualcuno fosse intenzionato nel futuro, non guardiamo se è bello, se è bianco, se è verde, se ha il letto più grande, il letto più piccolo, guardiamo, oppure se non siamo in grado noi, andiamo da chi è in grado e ci facciamo certificare, che il mezzo non sia infiltrato di acqua. L'unica cosa che degrada irrimediabilmente quasi un mezzo, che sia una caravan o un camper, è la presenza di acqua nelle pareti o nel tetto. Nel passare di pochi anni il mezzo è prima di tutto pericoloso, perché comunque la struttura si marcisce e quindi potremmo anche avere dei problemi, degli incidenti, e seconda cosa, il mezzo è quasi da, cioè, è da buttare oppure da spendere quello che abbiamo speso a acquistarlo per ripararlo. Questo è l'unico consiglio che mi sento di dare, dopo che magari abbia il letto un po' piccolo o non so, il colore della tappezzeria che non mi piace, sono problemi secondari. Chiedo solo di non dimenticarsi di questo particolare. Dicevamo dei mezzi usati, possiamo prendere la strada del noleggio. Noleggiare una caravan fissa in un campeggio, noleggiare una tenda fissa in un campeggio, adesso è di moda molto, tantissimi campeggi hanno delle tende che sono peggio delle, meglio delle ville, con dentro la vasca da bagno, con il trovassaggio, eccetera, eccetera. Possiamo noleggiare un camper. Anche qui, essendo la prima esperienza, magari non conosciamo il mondo bene, cerchiamo di noleggiare spendendo quel qualcosina in più, perché spendendo quel qualcosina in meno significa magari noleggiare una caravan che, non so, non è stata pulita bene e quello che c'era prima di noi fumava nella caravan, c'è odore, cioè vuol dire rovinarsi la vacanza. Ma soprattutto vuol dire che poi io penso che la vacanza in caravan o nella tenda o nel camper sia così. Questo non è vero. Se noi noleggiamo un mezzo relativamente nuovo, tenuto bene, con tutte le utenze, riscaldamento, frigorifero, lavandino, piano di cottura, tutto che funziona, allora possiamo poi percepire cosa vuol dire fare la vacanza con la caravan, con la tenda, con il camper. Altrimenti abbiamo dei pregiudizi, no? Ah, no, mai più, guarda, è stato un problema dietro l'altro. Questo non è la colpa della vacanza, ma è la colpa del mezzo che abbiamo avuto in mano. Quindi quello
potrebbe essere un consiglio. Un'altra tendenza degli ultimi anni è carrozzarsi un piccolo furgoncino, un monovolume, un van, insomma. Molti, soprattutto ragazzi giovani, ma non solo, e per fare le vacanze, per avere un mezzo che usano tutti i giorni andare al lavoro, prendono un furgone, un Trafic, un Tourneo, non so, tutti questi mezzi qua, metà ibridi, metà furgone, metà automobile, e li allestiscono per poter fare le vacanze. Si mette un piccolo fornellino, si fa fare dal tappezziere un materasso, perché tiro giù il sedile e metto il materasso di traverso, ricavo il letto, poi le seggioline da incastrare, insomma ci sono tante soluzioni per poter, e il mercato è venuto incontro a questa esigenza, perché comunque ovviamente le aziende fanno anche gli studi di mercato e vedono che la richiesta di una certa cosa aumenta e quindi investono sulla ricerca e la produzione di nuove cose. Faccio un breve esempio per farvi capire. Io acquisto quello che potrebbe essere un furgone della Volkswagen o meno conosciuto, un Ford o qualcosa, posso acquistare una veranda esterna da attaccare al furgoncino. Questo mi raddoppia la superficie vivibile, quindi posso quasi usare il furgoncino come armadio e il tavolino, il fornellino, lo metto qui dentro. Voglio andare a fare un giretto, lascio lì la veranda che sta in piedi da sola, parto col furgone e poi torno indietro. Quindi il furgone mi serve per trasportare le cose, però dopo alla fine tutte le cose poi restano in veranda, quindi io posso girare liberamente, andare a visitare con il furgone mezzo vuoto, tanto per fare un esempio. Detto questo, esistono due ostacoli molto importanti: il freddo e il caldo. Carrozzare, attrezzare un furgone che non è stato concepito per campeggiare ha il problema che non ha il riscaldamento che si può utilizzare a motore spento e non ha il frigorifero. Sono decisioni da ponderare molto bene, perché il riscaldamento implica alcune cose e il raffreddamento ne implica delle altre che a volte non si riesce a risolvere. Quindi se devo fare la vacanza al mare con il mio piccolo frigoriferino portatile, eccetera, però a volte per fare un qualcosa in più ho dei limiti. Ci sono le soluzioni, però bisogna studiarsele bene. Solo questo dico. Parlando di riscaldamento e di raffreddamento, sia la stufa di un camper o di una roulotte, ma anche delle piccole stufette per le tende, sia i frigoriferi da campeggio funzionano anche a gas. Si chiamano trivalenti. Posso utilizzarli a 220 con la corrente di casa, posso utilizzarli a 12 volt con l'accendi sigari dell'auto, posso farli funzionare con la bombola del gas, quando io non ho né la 220 né la 12 volt. Sto facendo campeggio libero, come faccio a fare funzionare il frigo? Il frigo funziona a gas. Ha delle prestazioni come un frigorifero normale, soprattutto a gas, mentre se scegliamo la corrente elettrica le prestazioni leggermente calano. Un frigorifero a gas, a confronto di quelli che abbiamo nelle nostre case, può durare anche 25 anni, se tenuto bene, con la manutenzione normale. Parlando di gas, importante comunque seguire le normative.
possiamo fare tutto su un mezzo, ma quando andiamo a toccare l'impianto del gas, prima dobbiamo farlo fare un professionista, secondo dobbiamo seguire le normative che la legge detta. La legge in questione non è italiana, è europea, si chiama EN 1949, ma non voglio tenervi qui mezz'ora a parlarvi di cavilli e norme burocratiche. Però esiste, soprattutto chi ha intenzione di carrozzarsi un furgoncino, eccetera, eccetera, oppure chi ha anche, chi non fa campeggio ma ha un barbecue in giardino, deve sapere che la bombola che usa e il riduttore della pressione ogni 10 anni bisogna cambiarli, tanto per fare un esempio. Non è facile informarsi su questa legge perché non è ancora tradotta in italiano, esiste in francese, in inglese, in olandese, mi sembra. Però così è, quindi lascio comunque tutti al buon senso del padre di famiglia. Comunque l'impianto del gas è quella cosa più importante, qualsiasi cosa mettiamo a gas, stiamo attenti. Il gas e in secondo luogo anche le batterie. Le batterie sono usate tantissimo nel campeggio. Non ho la possibilità di avere la corrente elettrica, metto un pannello solare o con l'alternatore del motore carico la batteria, anche le caravane, non solo i camper hanno la batteria nella cellula, perché ci sono tante caravane che per il peso che hanno e magari l'età dei campeggiatori che non è più prestante, arrivano in campeggio, staccano la caravan, poi hanno il telecomando e spostano la roulotta soli col telecomando, la roulotta dei motori elettrici, per forza deve avere una batteria. Le batterie, quelle delle nostre automobili, sono stipate fuori dall'abitacolo. E quindi bisogna rispettare delle norme perché la batteria invece che c'è nella nostra cellula dove noi viviamo ce l'abbiamo magari sotto il naso quando dormiamo. E quindi anche lì l'improvvisazione e la modifica così bisogna farla se siamo in grado. Perché una, senza dilungarmi troppo, un'errata modifica o un malfunzionamento dell'impianto elettrico che mi stressa la batteria si può rompere, nella batteria c'è l'acido solforico, non ci svegliamo più in sostanza la mattina. Quindi molta attenzione. Sostanzialmente le caravan e i camper sono come delle case. Se si rompe lo scarico della lavatrice, chiamiamo l'idraulico. Se si rompe, non so, il citofono, chiamiamo l'elettricista. Se si rompe l'impianto del gas, non mettiamo le mani così tanto per, oppure perché me l'ha detto un amico o ho visto le foto su YouTube, no? Bisogna stare attenti, primo per la nostra sicurezza e dei nostri familiari, secondo, perché quando siamo in un campeggio magari siamo sotto una pineta e ci sono 5 o 6 mila persone in questa pineta, che se si sviluppa un incendio, un'esplosione, insomma, è abbastanza pericoloso. Ovviamente succede. È buona norma, anche se la legge italiana non lo prevede. Chi viaggia con la tenda, con la caravan, con il camper, avere un estintore a bordo. Un estintore a bordo perché magari noi sappiamo cosa stiamo facendo, ma quello che c'è in parte a noi non lo sa molto bene e quindi potrebbe scattare l'incendio a 10 metri da noi. Quindi siamo sempre pronti comunque a, ripeto, ci possono essere gli aghi di pino in terra, sotto la pineta, in agosto non piove da 2 settimane, molto secco, è facilissimo. I tendalini, le verande, le tende sono di tessuto altamente infiammabili, quindi bisogna comunque stare molto attenti a quello che si fa. Negli ultimi anni moltissimi campeggi
in tutta Europa hanno proibito l'utilizzo della carbonella. L'utilizzo della carbonella perché la carbonella comunque...